L'argomento che mi è stato assegnato e che fa centro su una visione di rigenerazione della Chiesa richiede un'evidente precisazione preliminare che non è solo di metodo, ma è già di sostanza. Non possiamo cioè assumere come pacifico e autoevidente il lemma rosminianesimo di Papa Francesco. Ciò significa che si debbano in via introduttiva argomentare possibilità e limiti di tale espressione molto impegnativa sul piano ermeneutico. Certamente non si può dire che Bergoglio sia un rosminista, cioè un filosofo che consideri il pensiero di Antonio Rosmini come il suo riferimento teorico principale. Neppure si può affermare che nella complessiva cosmovisione di Bergoglio il rosminianesimo giochi un ruolo, non dico centrale, ma da coprotagonista. Questa assenza di riferimenti, tuttavia, non deve condurci all'errore ermeneutico di concludere semplicisticamente per l'estraneità complessiva di Papa Francesco rispetto a quel mondo di tradizioni teologiche, filosofiche e spirituali che sinteticamente ricomprendiamo sotto la cifra di rosminianesimo. Dico subito che non voglio affrontare la questione dal punto di vista teorico puro, come comparazione esterna ed estrinseca della visione di Rosmini con quella di Bergoglio, per far emergere una sostanziale affinità di approccio o un'analogia di argomentazioni o una coincidenza di conclusioni. Sarebbe fin troppo facile, ma inevitabilmente così generale e generico da avere scarso valore euristico, ricollocare entrambi nel personalismo contemporaneo, in cui certamente i motivi di sintonia e forse di una più profonda contiguità non mancherebbero. Non nego che questo approccio possa avere una sua validità su un piano puramente teoretico, ma poiché il mio taglio epistemologico è di ricostruzione storica, di storia delle idee e delle genealogie di pensiero, esso risulterebbe largamente insoddisfacente. Le vie più corrette metodologicamente mi sembrano invece altre. Certo, recensire le eventuali citazioni di Rosmini da parte di Bergoglio, come farò più avanti, ma non fermarsi lì. Considerare anche autori che possono essere stati, pur in forme diverse, mediazione e tramite per l'accostamento di Bergoglio a tratti del rosminianesimo. E cercare ancora se ci siano state figure precedenti ad entrambi e che abbiano significativamente influenzato prima Rosmini e poi Bergoglio, così da riportarli ad un alveo comune. Nell'impossibilità di seguire e approfondire tutti questi piani analitici nelle loro articolazioni, segnalerò ora alcune vie di ricerca che sarebbe interessante esperire, ma che non svilupperò, per concentrarmi invece su alcuni punti che alle mie limitate capacità appaiono più semplici e chiari. Per quanto riguarda la probabilità storica di rapporti diretti, si dovrebbero considerare le traduzioni di Rosmini in spagnolo, nonché la diffusione e la presenza di tali opere nell'Argentina contemporanea, portando l'attenzione su figure come Luis Rodríguez Aranda. Ciò consentirebbe di passare al secondo ambito, verificare l'eventuale presenza di pensatori cattolici argentini in cui sia riscontrabile un'influenza rosminiana e in particolare dedicare un'indagine più ravvicinata ad autori come Ismael Quiles, che hanno influenzato Bergoglio. E proseguendo in questo registro analitico, un capitolo fondamentale dovrebbe essere l'approfondimento del rapporto di Bergoglio con il pensiero di Romano Guardini, dopo che non sono mancati gli studi sulle relazioni Rosmini-Guardini. Ed anzi, nel diverso ma pure contiguo ambito della continuità del magistero di Francesco con quello dei suoi immediati predecessori, si potrebbero vedere non solo le influenze della Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, ma anche le relazioni con Benedetto XVI, studioso di Guardini e che ha beatificato Rosmini, fino alla complessa gestazione dell'enciclica Lumen Fidei, che reca la firma di Francesco e in cui la tematica del Lumen consente letture in chiave rosminiana. Per quanto riguarda invece l'individuazione di fondamentali fonti comuni, l'indicazione principale andrebbe ovviamente innanzitutto a Ignazio di Loyola, e secondariamente a quella corrente gesuitica, minoritaria nella storia spirituale della Compagnia di Gesù, ma molto valorizzata da Bergoglio, che è la corrente mistica in cui vi fu un'influenza francescano-cappuccina. È ben noto infatti che, ancorché fosse duramente avversato dal piccolo gesuitismo ottocentesco della restaurata Compagnia di Gesù,
Rosmini fosse in realtà molto positivamente aperto verso la spiritualità ignaziana e verso il grande gesuitismo dei primi secoli della compagnia, come è fin troppo evidente dal suo Manuale dell'esercitatore. E del resto, la linea spirituale francescano-cappuccina ebbe anch'essa una decisiva influenza sia su Rosmini sia su Manzoni. Ricordo solo la figura del cappuccino del Seicento, Bonaventura da Recanati, predicatore del Palazzo Apostolico, il quale in una sua predica parlò di cinque piaghe della Chiesa nello stesso senso in cui ne avrebbe parlato Rosmini, e la piaga del cuore era proprio la stessa, la disunione dei vescovi. Ho già mostrato altrove come sia molto probabile che il Roveretano conoscesse tale opera. In ogni caso, ciò che conta è la possibile delineazione sul piano della spiritualità di un comune alveo ignaziano-francescano in cui si iscrivono tanto Rosmini quanto Bergoglio. Ma dopo aver indicato queste piste di ricerca che non potrò seguire, dico subito che mi soffermerò su tre aspetti, infine tutti convergenti verso una visione di rigenerazione della Chiesa. Vedrò innanzitutto se e in che senso Bergoglio citi Rosmini e considererò poi le due principali figure mediatrici, secondo quanto prima indicato, Alessandro Manzoni e Giovanni Battista Montini. Negli scritti di Bergoglio, precedenti alla sua elevazione al pontificato, che ho potuto consultare e che sono solo una parte della sua complessiva opera, non ho trovato citazioni di Rosmini. Tale studio, peraltro, non è agevolato dalla propensione bergogliana a non citare esplicitamente le sue fonti, che in realtà sono numerose e ricchissime, nel sostrato profondo di una prosa apparentemente semplice, lineare e diretta. Non posso dunque escludere del tutto che manchino in tale produzione pre-pontificale citazioni dirette o indirette di Rosmini. Durante l'ancora breve esercizio del suo ministero petrino, al quale è stato chiamato il 13 marzo dello scorso anno, Francesco non ha inserito citazioni rosminiane in documenti o discorsi ufficiali. Vi è tuttavia un significativo richiamo, per ora unico al Roveretano, nel dialogo a braccio con il clero casertano nell'incontro del 26 luglio 2014. È un riferimento che va studiato. Caserta non è molto lontano da Gaeta, dove Rosmini raggiunse Pio IX, fuggitovi in seguito alla proclamazione della Repubblica Romana, e dove Papa Mastai Ferretti si manifestò anticostituzionale è ormai decisamente inclinato verso un'involuzione intransigente che di fatto emarginava Rosmini e il rosminianesimo. Di ritorno da Gaeta a Stresa, Rosmini ebbe la notizia della condanna all'indice di due sue opere, una delle quali era delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa. Rispondendo dunque alla domanda di un presbitero casertano, Papa Bergoglio ha affermato che vi è, cito, una parola che mi piace tanto, è una parola divina. Se è umana è perché è un dono di Dio. Creatività è la parola. E come si può trovare questa creatività? Prima di tutto, e questa è la condizione se noi vogliamo essere creativi nello spirito, cioè nello spirito del Signore Gesù, non c'è altra strada che la preghiera. Un vescovo che non prega, un prete che non prega, ha chiuso la porta, ha chiuso la strada della creatività. E proprio nella preghiera, quando lo spirito ti fa sentire una cosa, viene il diavolo e te ne fa sentire un'altra, ma nella preghiera è la condizione per andare avanti. Anche se la preghiera tante volte può sembrare noiosa, la preghiera è tanto importante, non solo la preghiera dell'ufficio divino, ma la liturgia della messa, tranquilla, ben fatta con devozione, la preghiera personale con il Signore. La preghiera è il primo passo, perché è aprirsi al Signore per potersi aprire agli altri. È il Signore che dice: vai qua, vai di là, fai questo, ti suscita quella creatività che a tanti santi è costata molto. Pensate al beato Antonio Rosmini, colui che ha scritto Le Cinque Piaghe della Chiesa. È stato proprio un critico creativo, perché pregava. Ha scritto ciò che lo spirito gli ha fatto sentire. Per questo è andato nel carcere spirituale, cioè a casa sua. Non poteva parlare, non poteva insegnare, non poteva scrivere, i suoi libri erano all'indice. Oggi è beato. Tante volte la creatività ti porta alla croce, ma quando viene dalla preghiera porta frutto. Fine della citazione.
In queste riflessioni del Papa, tanto più importanti in quanto improvvisate sul momento, non preparate prima e perciò non meditate e controllate nei precisi riferimenti storici, emerge il Rosmini di Bergoglio. L'evocazione è in un contesto di preghiera e di spiritualità in cui sono evidenti tre fondamentali cardini della spiritualità rosminiana: il principio di passività come premessa all'azione, il combattimento spirituale, dunque l'ascetica, il culmine della preghiera nella liturgia e nella messa secondo un criterio di regolata devozione. I riferimenti storici non sono precisi. Due operette di Rosmini, come ho già detto, andarono all'Indice nel 49 ed egli si sottomise puramente e semplicemente in ogni miglior modo possibile, ma non fu condannato al silenzio e scrisse fino alla morte nel 1855. Inoltre, nel 1854 vi fu il decreto dimittantur della Sacra Congregazione dell'Indice, che dopo esame del resto dell'intera opera rosminiana allora edita, confermò che non vi era nulla di censurabile. È comunque interessante che Papa Bergoglio senta la profonda e ingiusta ferita che fu allora inferta a Rosmini con la condanna, in realtà politica, di un'opera non politica come Le Cinque Piaghe, e la legga come un carcere spirituale, quale ci sarebbe stato per esempio nel Novecento per la Bertonière. Diciamo che, senza scomodare la psicanalisi, l'errore storico del Papa ci restituisce senza mediazioni, ex abrupto, il senso complessivo profondo che egli riconosce alla figura del Roveretano. Il Rosmini di Papa Francesco, inoltre, è soprattutto, almeno in ciò che finora il Papa ha detto, il Rosmini spirituale e pastorale, i Rosmini delle Cinque Piaghe, i Rosmini della riforma della Chiesa, e cioè appunto della rigenerazione della Chiesa al soffio creativo dello Spirito. Rigenerazione ecclesiale come creatività critica pneumatica. Questa è la lettura bergogliana di Rosmini. Una lettura accompagnata da evidente consenso, anzi da ammirato riconoscimento di una esemplare testimonianza. Non è possibile dedurre da tale estemporanea citazione il livello di conoscenza che Francesco ha delle Cinque Piaghe. Informazione indiretta o lettura diretta? E se informazione indiretta, da chi e con quale grado di approfondimento? E se lettura diretta, integrale o di alcune parti? È tuttavia notevole che sempre nell'occasione di questo dialogo con i presbiteri casertani, ancor prima di citare le Cinque Piaghe, Francesco avesse evocato proprio il problema che Rosmini tratta nella piaga del cuore e che, come si è già detto, ha più lontane fonti francescano-cappuccine: la disunione dei vescovi. Qui salto la citazione che poi troverete nel testo definitivo. Possiamo vedere nell'unione dei vescovi, nella communio ierarchica, attraverso le chiavi della parresia e della sinodalità e conciliarità, la condizione fondamentale per la rigenerazione della Chiesa. Ma il prioritario riferimento alle Cinque Piaghe rimanda soprattutto, e prima ancora di una specifica considerazione di ciascuna delle singole piaghe, all'icona sintetica complessiva, quella della Chiesa crocifissa, della Chiesa cioè che segue il suo Signore nello spogliamento della morte di croce, nella kenosi, nella conseguente povertà. L'immagine rosminiana delle cinque piaghe della Chiesa, sovrapponendosi all'immagine di Cristo in croce e delle sue cinque piaghe, rappresenta innanzitutto e soprattutto appunto questo, una Chiesa crocifissa e povera. Ed è l'immagine che ha Bergoglio, sulla quale ritornerò in conclusione. Passando ora agli autori che sono stati mediatori di rosminianesimo in Bergoglio, mi soffermo in particolare su due figure che mi sembrano le principali: Alessandro Manzoni e Giovanni Battista Montini, il Papa Paolo VI, nella cui formazione bresciana, peraltro, il manzonianesimo stesso ebbe un ruolo importante e che sempre ebbe in onore il grande scrittore lombardo. Sappiamo quanto Bergoglio abbia amato ed ami i Promessi Sposi, che ha letto 3 volte e che all'inizio del pontificato affermava di avere sul tavolo per rileggerlo. Nell'intervista al gesuita Spadaro, il Papa ha detto: «Manzoni mi ha dato tanto». Gli era stato probabilmente all'origine un motivo identitario italiano e un riferimento alla lingua. Quando era bambino, la nonna gli aveva insegnato memoria all'inizio del romanzo. Ma poi l'interesse si è fatto spirituale
con il suo culmine nel capitolo dell'incontro dell'innominato con il cardinal Federico e della conversione del primo. Si tratta dunque di una ricezione non solo estetico-letteraria, ma soprattutto spirituale. Ma in questo modo Bergoglio si è avvicinato a quella che si potrebbe definire la scuola italiana di spiritualità, una spiritualità che si caratterizzava per l'aspirazione alla riforma cattolica, perché ambiva ad una autoriforma della Chiesa cattolica, riforma interna e dall'interno, con l'armonico concorso tanto della Chiesa docente quanto della Chiesa discente, per usare categorie del tempo. I nomi principali di questa linea spirituale che fiorì in Italia nel XIX secolo sono appunto quelli del prete Antonio Rosmini e del laico suo amico e diciamo allievo Alessandro Manzoni. Ma a loro vanno accostati anche i laici D'Azeglio, Pellico, Tommaseo e Capponi e gli abati Gioberti, Lambruschini e Aporti. Questa linea di spiritualità, tra molte ben note difficoltà e in modo minoritario, continuò a vivere influenzando in modo diverso figure come Fogazzaro e Bonomelli, Mazzolari e Bevilacqua, Roncalli e Montini. Essa giunge così al Vaticano II, del quale anzi costituisce non tanto un precorrimento o una premessa, quanto una radice spirituale. Le opere fondamentali di questa spiritualità sono i Promessi Sposi, ai quali si possono aggiungere gli inni sacri e ancora le osservazioni sulla morale cattolica di Manzoni, ma soprattutto di Rosmini, delle cinque piaghe della Santa Chiesa e le altre sue opere ascetiche e di antropologia soprannaturale. Una rigenerazione civile sarebbe stata certo, negli auspici di questa spiritualità, conseguita, ma come effetto indiretto della riforma della Chiesa, attuata prevalentemente attraverso la riforma del clero, a sua volta maturata attraverso la riforma dei modi della sua educazione. Tale riforma coniugava dunque un recupero della semplicità e della purezza evangelica con il dialogo critico, cioè in forma moderna, ma sempre aperto e simpatetico con la modernità. Ad intra, ciò significava una valorizzazione della dimensione sinodale e conciliare della Chiesa, ad extra, tanto una visione rispettosamente attenta alle altre religioni monoteistiche, quanto sul piano della società civile, una prospettiva della libertà religiosa e della laicità delle istituzioni. Ma è, ripeto, soprattutto il plesso centrale di questa spiritualità, la riforma cattolica come rigenerazione spirituale della Chiesa, che incontra Bergoglio, il quale da ultimo nell'Evangelii Gaudium ha ripreso l'espressione e l'impegno per la riforma della Chiesa. Si trattava e si tratta della riforma come purificazione e rinnovamento per guarire le piaghe, cioè i mali che al presente affliggono la Chiesa. Ed è fin troppo ovvio il senso che appunto Rosmini gli dava. Un secondo diverso ma non meno importante mediatore di rosminianesimo per Bergoglio è stato Paolo VI. Sicuramente in Montini l'influenza rosminiana è presente e molto precoce, anche se rimane, come in molti prima del concilio, nelle pieghe dell'implicito e del non detto. Rosmini era sempre un po' sospettato. Del rosminianesimo che transita da Paolo VI a Francesco vorrei sottolineare soprattutto due aspetti che sporgono entrambi sul tema della rigenerazione della Chiesa. Il primo aspetto attiene alla premessa ecclesiologica della rigenerazione, cioè alla possibilità del progresso e della crescita. La Chiesa è un organismo vivo che cresce in pellegrinaggio verso il Regno. Con ciò si inserisce un senso storico nell'autocomprensione della Chiesa, sia perché la gerarchia, se vuole, può introdurre cambiamenti, modificazioni, sia perché ciò che prima andava bene può non andare più bene, non perché era sbagliato, ma semplicemente perché l'organismo è cresciuto e le vesti di prima sono diventate strette e piccole, non più adeguate. Rosmini parlava di progresso della Chiesa, con una sua particolare visione, diciamo, di sociologia religiosa che distingueva, è stato già detto, epoche di marcia ed epoche di stazione. Quale che fosse o che sia il valore euristico e la scientificità di tali categorie, certamente il Roveretano, con l'espressione epoca di marcia,
indicava uno sviluppo, una crescita, un progresso della Chiesa. Cito, uno di quei nuovi periodi che si possono chiamare di movimento, nei quali ella si leva, quasi direi, dalla sua stazione e comincia una marcia novella. Periodi in cui ella si sviluppa di sé un'attività nuova, prima nascosta nel suo seno per mancanza d'occasione di manifestarsi. Rosmini si rifaceva a fonti bibliche, patristiche, di autori ecclesiastici, come San Vincenzo di Lerincolo e il suo Commonitorium, e queste stesse fonti possiamo trovare anche in Paolo VI. E nell'Evangelii Nuntiandi Paolo VI presentava una Chiesa che cresce al soffio dello Spirito, numero 75. È ben nota l'importanza che Francesco annette a questa esortazione apostolica montiniana. Per lui l'Evangelii Nuntiandi costituisce il più importante documento pastorale postconciliare. Non sorprende dunque che questo decisivo aspetto, premessa necessaria per la pensabilità stessa di una rigenerazione ecclesiale, si ritrovi anche in Bergoglio e perfino anche per lui con riferimento al Commonitorium di San Vincenzo di Lerin. Francesco ha infatti affermato: San Vincenzo fa il paragone tra lo sviluppo biologico dell'uomo e la trasmissione da un'epoca all'altra del depositum fidei che cresce e si consolida con il passare del tempo. Ecco, la comprensione dell'uomo muta col tempo e così anche la coscienza dell'uomo si approfondisce. Dunque si cresce nella comprensione della verità. Gli esegeti e i teologi aiutano la Chiesa a maturare il proprio giudizio. Anche le altre scienze e la loro evoluzione aiutano la Chiesa in questa crescita della comprensione. Ci sono norme e precetti ecclesiali secondari che una volta erano efficaci, ma che adesso hanno perso il valore o significato. La visione della dottrina della Chiesa come un monolite da difendere senza sfumature è errata. Senza questo senso storico, questo crescere e modificarsi, approfondendo la comprensione del dato rivelato, senza questo adattamento e questa incarnazione nei diversi contesti storico-sociali, attraverso un discernimento autenticato dalla gerarchia che possa introdurre cambiamenti, la Chiesa non si sarebbe continuamente rigenerata, ma sarebbe morta. Non ci sarebbe potuta essere, tra l'altro, la costituzione della Compagnia di Gesù, che richiedeva un non piccolo cambiamento nella forma della vita religiosa. E non ci sarebbe potuto essere il Rosminiano Istituto della Carità, che richiedeva un cambiamento nella forma del voto di povertà. Ecco dunque che la spiritualità della Riforma Cattolica si congiunge con un'ecclesiologia storica di crescita. Ciò aiuta a comprendere dall'interno la struttura ontologica della rigenerazione della Chiesa. E questo, come è noto, è il grande tema del Vaticano II ed è il secondo aspetto che, con riferimento al rapporto Montini-Bergoglio, vorrei richiamare. Si deve infatti notare come esso sia stato limpidamente posto da Paolo VI nell'Ecclesiam Suam, con l'evidente, anche se solo implicito, ricorso alla rosminiana triniformità dell'essere, essere ideale, essere morale, essere reale, con il primato dell'essere morale. Ecco dunque la struttura ontologica della rigenerazione ecclesiale. La Chiesa reale, con i suoi difetti, deve essere portata a livello della Chiesa ideale voluta da Cristo attraverso l'incessante opera di emendazione e riforma della Chiesa morale. Diceva Paolo VI, cito, deriva da questa illuminata ed operante coscienza uno spontaneo desiderio di confrontare l'immagine ideale della Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, come sua sposa santa immacolata, e il volto reale, quale oggi la Chiesa presenta, fedele per grazia divina ai lineamenti che il suo divin fondatore le impresse e che lo Spirito vivificò e sviluppò nel corso dei secoli in forma più ampia e più rispondente al concetto iniziale, da un lato, all'indole dell'umanità che s'andava evangelizzando e assumendo, dall'altro, ma non mai abbastanza perfetto, abbastanza venusto, abbastanza santo e luminoso come quel divino concetto informatore lo vorrebbe. E deriva perciò un bisogno generoso e quasi impaziente di rinnovamento, di emendamento, cioè dei difetti, che quella coscienza
quasi un esame interiore allo specchio del modello che Cristo di sé ci lasciò, denuncia e rigetta. Perfetta, continua Paolo VI, nella sua concezione ideale, nel pensiero divino, la Chiesa deve tendere alla perfezione nella sua espressione reale, nella sua esistenza terrestre. E questo il grande problema morale che sovrasta alla vita della Chiesa, la misura, la stimola, la accusa, la sostiene, la riempie di gemiti e di preghiere, di pentimenti e di speranze, di sforzo e di fiducia, di responsabilità e di meriti. Fine della citazione. Orbene, è proprio a questo limpido paradigma rosminiano, espresso nell'Ecclesiam Suam, che si rifà Francesco nell'Evangelii Gaudium al numero 26, citandolo esplicitamente. Concludo. Nelle cinque piaghe Rosmini afferma: forse in certe nazioni si avrebbe salvato il cattolicesimo dal suo naufragio, sgravandolo a tempo dalle ricchezze mal usate che il facevano pericolare. A quel modo che si alleggerisce una nave in furiosa tempesta, col gitto in mare delle cose anche più preziose e più care, a ciò che si salvi il legno con le vite dei naviganti. Ma in che parte troveremo un clero immensamente ricco che abbia il coraggio di farsi povero? O che pur solo abbia il lume dell'intelletto non appannato a vedere che è scoccata l'ora in cui l'impoverire la Chiesa è un salvarla? Era l'ideale che Manzoni aveva espresso nell'immagine dei cappuccini, in particolare di Fra Cristoforo, ed è la prospettiva pastorale che con consapevolezza cristologica viene proposta dal Concilio Vaticano II e da Paolo VI che parlò di Chiesa dei poveri. Ed infine la prospettiva di Papa Francesco che più volte, si veda per tutto Evangelii Gaudium numero 198, ha parlato di Chiesa povera e per i poveri. È questa la via pastorale della rigenerazione ecclesiale che rosminianamente si presenta come sintesismo della carità, perché fa sintesi di carità corporale, carità intellettuale e carità spirituale. È la via della carne di Cristo. Nel suo discorso finale al Concilio, il 7 dicembre 1965, Paolo VI aveva presentato un umanesimo che si fa cristocentrico e quindi teocentrico. L'uomo povero e sofferente e piccolo è l'immagine di Cristo, ma chi vede Cristo vede il Padre, dunque la carità verso i piccoli ci porta a Dio. Parlando di tale discorso, Papa Francesco ha affermato: nell'ultima sessione del Vaticano II, Paolo VI pronunciò un discorso che a rileggerlo colpisce ogni volta, in particolare là dove parla dell'attenzione del Concilio per l'uomo contemporaneo. E questo anche oggi ci dà luce in questo mondo dove si nega l'uomo. Noi in questo tempo possiamo dire le stesse cose di Paolo VI. La Chiesa è l'ancella dell'uomo, la Chiesa crede in Cristo che è venuto nella carne e perciò serve l'uomo, ama l'uomo, crede nell'uomo. Questa è l'ispirazione del grande Paolo VI. Ma questa era pure l'ispirazione del grande Rosmini.